contro le intenzioni di Gesù. Il fronte della sinistra vince un di poco, ma Gesù si sente tradito, si sente tradito nel suo cuore. In qualche modo, come dire, sorpreso che, come dire, la sua maledizione, la sua gentilità, la sua testimonianza, il suo mondo, non essere stato rispetto alla maggioranza del paese. Anche lì momenti difficili, momenti difficili, che spiegano mai quanto l'uomo dia poco, quando muore l'arciprete di Castellone, che è il suo paesano, accetta con un pace di andare a Castellone. Anche la gente di Castellone sarebbe interessante. Una vicenda difficile, succedeva a un parroco aristocratico, succedeva a un parroco che andava in carrozza, e come dire, se l'establishment, la classe dirigente, apprezzava questo forma esteriore di umiltà e di autorevolezza, il fatto che fosse sostituito da uno che andava in bicicletta, che predicava al popolo, che si faceva ascoltare dal popolo, arriva il bifolco di corte dei frati, ci si diceva nella popolazione cattiva, e queste cose con tutti le sapeva e soffriva. Chi l'ha incontrato, i suoi confratelli di messa, i suoi sacerdoti, l'hanno trovato, come dire, cambiato, era turbato, era, come dire, in difficoltà, non era il suo posto. Ma prima di chiudere con questa vicenda, singolare intorno al fronte dei frati del 1949, vorrei dire, recuperando quanto scrive il suo qualcosa della sua identità di oratore. Era, come dire, capace di organizzare materiali che la cultura apologetica del tempo gli metteva a disposizione. Era sostanzialmente una apologetica. Non era un predicatore, ma questo è il limite del tempo della cultura seminariale dell'epoca, con basi fortemente radicate al messaggio di Dio. Era capace di appassionare sulle ragioni della apologetica, e i suoi santi erano santi che in qualche misura avevano dentro di sé la loro storia di santità, un respiro etico, nel suo, come dire, nel suo prontuario, nella sua Santa Lucia, Santo Nuovo, Sant'Antonio Maria Zaccaria, San Giovanni Maria di Andrea, Santa Colomba, Santa Caterina, Santa Maria Crocifissa di Rosa, Santa Sociale, Santa Giovanna d'Arco, San Luigi, San Francesco, San Lorenzo, San Stio, Sant'Antonio Padre, San Francesco, San Pietro, San Rocco, questi sono i santi. Quindi, come dire, la predicazione è una predicazione, permettetemi, che andava alle radici di quanto aveva sentito sui gradini della parrocchia di San Giorgio dal suo carico di origine, come spiegato. L'aggiornamento, quindi la sfera cultura del panegirico, chiamato per le comunioni, per i defunti, per il 4 novembre, per la settimana santa, per il 41, ma soprattutto, ecco importante, soprattutto il fascino della persona, l'autorevolezza della persona. Sentite come lo descrive. Faccia da galantuomo, gesto spontaneo e avvolgente, voce calda e profonda, comunica il Vangelo di Sud. Quindi la gente sa cosa c'è dentro questa parola, sa l'oltre di questa parola, che non passa soltanto attraverso i tempi, le forme, le espressioni della comunicazione linguistica, ma c'è una metalingua del Vangelo vissuto. La gente sa che parla la persona, la gente fa cosa c'è dentro quella sua identità, la gente sa qual è la condizione familiare vera. Importante, come dire, questa capacità di legare la comunicazione etica in un contesto di popolo che lo ascolta e lo soffre. Uno dei suoi ultimi interventi pubblici, 16 aprile 1948, l'ultimo comizio a Casalmontano, viene chiamato Zuppi, e fa un comizio alla sua maniera. Non parla ovviamente di politica, parla di ragioni, di
di ragioni umane, di ragioni di civiltà, parla di quelle ragioni che recuperava con la storia del popolo, con la società, anche le sue ragioni, le sue ragioni. Una ricapitolazione della vita dentro questa condizione comunitaria. Dal punto di vista pastorale, il parco di campagna, detto con estremo affetto, con l'aggiornamento consentito in quel tempo, in quella fede storica, la liturgia innovata, la catechesi innovata. Anche lui come Mazzolari non è in sintonia con l'azione cattolica, la vedeva un'operazione diversa, per cui, come dire, non c'era un'adesione di massa come altrimenti altrove si annunciava. Però la libertà fratesca, la franchezza, la capacità di relazione, la capacità di vivere il quotidiano della carità, è il primo, a noto come cronache, che rinuncia alle tariffe. Rinunciare alle tariffe voleva dire rinunciare, per quanto nel tempo, agli emolumenti c'era, rinunciare alle tariffe. Quindi povertà, povertà vissuta nelle condizioni di vita normale. E quindi, come dire, questa è la condizione, come dire, che si lega a quel movimento arminiano, che è una pagina importante della condizione di una rigenerazione democratica. Amava la solitudine, amava la solitudine accompagnato dall'unico piacere che si consentiva, che era il sigaro, che era una sottolineatura di virilità, virile in tutto, virile in tutto. E questa solitudine, ritengo, non è la solitudine un po' scostante, un po' aristocratica, un po' pizzosa, ma è la solitudine di chi ama, come dire, l'interiorità, la capacità di rigenerarsi all'interno delle condizioni di una temperie frivolata e difficile come quella del suo tempo. Focoso sul punto, mite e mite sulla terra. Ecco allora, nelle sue disposizioni testamentarie lascia scritto che vuole essere non soltanto sepolto a corte dei frati, ma vuole anche essere funerato a corte dei frati. Il vescovo non glielo consentirà. È morto parroco di Castelleone e a Castelleone deve essere funerato. Tuttavia, la sepoltura l'ultima a corte dei frati, con questa sottolineatura curiosa: voglio essere sepolto nella tomba comune, ma state attenti a non seppellirmi nel crocevia, onde evitare che non sia calpestato. Quindi le tribolazioni li ho colte in vita, almeno nella piedi del cuore che ha lasciato. Mi è stato confermato che questa condizione di sepoltura ancora oggi è conosciuta, ancora oggi è incontrata, ancora oggi è oggetto di reazione. Per cui ricordare questo credo vuol dire entrare nella vicenda che sta nella storia, ma che guarda anche noi.